L'attacco kamikaze alle Torri Gemelle non è stato opera dei terroristi in Medio Oriente, ma pilotato dallo stesso governo statunitense. George Bush aveva solo bisogno di una scusa per attaccare l'Iraq e l'Afghanistan, senza passare come il cattivo di turno che va a mettere il becco negli affari non suoi. Le torri infatti sono crollate in modo controllato, cadendo su se stesse, e non si sono piegate neanche un po' per danneggiare il meno possibile gli edifici attorno e tutto lo skyline di New York. Una bella storia? Sarebbe un vero peccato se adesso ti smonto il complotto. Vi pare possibile che gli Stati Uniti possano decidere deliberatamente di sacrificare non solo migliaia di cittadini, ma anche diversi miliardi di dollari in borsa, distruggendo il centro del commercio di tutta la nazione solo per giustificare una guerra che alla fine avrebbero comunque potuto fare puntando semplicemente sul voler sradicare il terrorismo? L'opinione pubblica è già a favore di cose di questo genere. E poi le torri sono cadute su loro stesse perché sono progettate così apposta. Il carico si concentra verso il centro, così in caso di caduta non c'è nessuna forza che le spinge a cadere di lato, causando ancora più danni. Sono Bounded Mind. Dimmi il tuo complotto nei commenti che te lo smonto.